Sposta due tegole
del tetto, tutto è predisposto, apre un cassetto, afferra tre chiodi ed un martello. Si sdraia al centro di un tavolaccio di legno, prende la misura, allarga le braccia, chiude gli occhi con un respiro profondo, si mette a sedere, provvista tra le tasche, si accende una sigaretta. Il fumo s'addensa nella luce, pensa che così, alla stessa maniera, devono essere le anime dannate, contorte nel presagio di un dolore impalpabile, un male ripiegato per l'eterno incapace di stabilirsi in una forma. Un'altra boccata della sua sigaretta e spinge bruttamente il fumo verso la feritoia. È incantato da quella danza sinistra, vuole rivedere come sarà la sua anima da morta, condannata ad un'incapace inconsistenza. Spegne la sigaretta, si slaccia i polsini della camicia, leva scarpe e calze. Ora è il tempo di darsi di martello. Porta il busto in avanti, il tronco scricchiola, sente la schiena resistere, pensa a Cristo, a quel gesto della croce, a come disporre la deposizione liquidando le sue colpe. Afferra un chiodo, accavala le caviglie, è vicino il momento di farsi incudine, provarsi al martello. Il colpo possiede solo un motivo, non ammette incertezze. Un respiro, si ripassa in mente il gesto, ha già deciso. Si è immaginato un movimento perfettamente sincronizzato. Le reni devono scattare a molla come la trappola di un topo, la messa in posa del chiodo sulle caviglie accavallate. Spetta la mano sinistra e sua sorella deve battere con forza la testa, chiudere il cerchio in questi tre movimenti, fissarsi al centro perfetto del quadrante, coi piedi appunto nella loro sesta. Dopo toccherà la parte sinistra, la mano porgerà se stessa alla morte, ripiegando le cinque dita verso il polso. L'ultimo gesto sarà quello di tenersi fermo al chiodo, mentre il fulcro della spalla destra darà la spinta per batterne la testa, fissando la loro terza. Mentre ripensa a questi gesti, si accorge dell'incompletezza, di come gli sia impossibile darsi alla croce, fissarsi alla nona ora con la mano destra. Allora piange,